10 minuti, l'attualità a colori di Claudio Michalizio. Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti, buon giovedì, lo avevamo anticipato, vedrete che inizieranno a esserci i primi problemi nel momento in cui il governo metterà testa nella compilazione della manovra economico finanziaria. Attenzione, questo non significa, lo preciso subito, fare il tifo perché non si riesca a raggiungere il risultato, né tantomeno dovete interpretarlo come una dichiarazione di simpatia o antipatia nei confronti di questo o di quell'argomento. Immagino che abbiate capito come qui da noi non abbiamo idee precostituite, non abbiamo partiti ai quali riferimento, siamo liberi sostanzialmente di dire quello che vogliamo, però in virtù di una serie di fattori, tra cui il fatto che, come dire, conosciamo un pochettino i nostri polli, era prevedibile che succedesse quanto oggi scrivono i giornali. Repubblica in modo particolare ci apre, un po' godendo della verità, per la verità della situazione: i conti non tornano. I conti non tornano perché il governo deve trovare almeno 10 miliardi per poter mettere, incardinare, si dice, la manovra, che poi inizierà il suo iter, ma intanto già ha i primi problemi. Doveva presentare a ore il piano di bilancio, che va presentato contestualmente in Italia ma anche all'Europa, e in realtà questa prima scadenza già non è stata rispettata. Ovviamente questo, scrive Repubblica, ha portato a una certa irritazione. Ma c'è un tema che oggi Repubblica e La Stampa scelgono di mettere con particolare evidenza insieme al Messaggero in prima pagina, ed è una proposta che il governo vuole lanciare. In modo particolare pare il ministro dell'economia Giorgetti sia particolarmente convinto che il futuro del paese lo si salvi abbassando le tasse per chi ha tanti figli. In che modo abbassando le tasse? Aumentando le voci che si possono portare in detrazione col meccanismo, lo metto tra virgolette, dello sconto fiscale, che è uno dei pochi modi, anzi l'unico modo che questo paese ha, salvo rarissime eccezioni. Io mi ricordo un bonus bebè per poter dare dei soldi agli italiani, no? Di solito si va sempre abbassando le tasse, cosa che non favorisce sempre la percezione del beneficio, però insomma è uno strumento che si usa. Siamo un paese che ha pochi soldi e questo lo sappiamo, quindi è meglio rinunciare a delle entrate piuttosto che far uscire del contante. Però veniamo alla proposta. Dice il ministro: facciamo questo sconto, diamo questa possibilità, e attenzione, è una delle poche agevolazioni fiscali che ad oggi, secondo quello che scrivono i giornali, il governo sarebbe pronto a rifinanziare, perché siamo, l'abbiamo detto tante volte, no, un paese che invece di fare una seria riforma fiscale, negli ultimi anni per comodità, per pigrizia, per incapacità, vai a capirlo, ha sempre preferito procedere per bonus. Lo diamo a questo target di persone, lo diamo a quest'altro. Questo significa polverizzare tra mille target differenti uno sconto fiscale che poi non si sa neanche quanto realmente giovi ai beneficiari. Siccome ci sono pochi soldi, l'idea è: li diamo tutti per sostenere chi ha deciso di avere tanti figli, che può essere una questione anche che ha una sua valenza, un suo valore di tipo sociale. Però la domanda è, insomma, ma è davvero questa la via che può garantire il miglior risultato possibile per il nostro paese? Ecco, io mi sento di essere piuttosto cautamente, ma piuttosto scettico, perché, diciamo così, in realtà qui stiamo, io penso, facendo soprattutto una grande abile strategia di comunicazione che poi dura da una mattina a sera. Cioè, io non credo che alla fine il consenso elettorale, che peraltro resta molto alto per questo governo, possa più di tanto rimanere elevato in virtù del fatto che l'italiano medio si ricorda che chi ha più figli avrà una maggiore agevolazione. Non so neanche se sia vero che per dare i soldi alle famiglie numerose si vogliano penalizzare i single, come scrive questa mattina Repubblica. Siamo ancora davvero in una fase di assoluta incertezza in cui vale tutto il contrario di tutto, ma perché per primi quelli del governo non sanno cosa ci sarà nella manovra finanziaria, perché la stanno scrivendo adesso, e perché, diciamo la verità, è un lavoro molto complicato, molto complesso, che deve tenere conto di mille
mille difficoltà, ivi compresa le problematiche di inquadramento dei conti pubblici che devono essere in equilibrio. Sapete che l'Europa è tornata in qualche modo a richiamarci al rigore. E allora è così che si risolve qualcosa? Stamattina ve lo dico subito, è arrivato un messaggio in redazione di chi dice: dopo lo Ius Sole, sapete che si discute, ieri tra l'altro non si è riusciti a far passare una proposta in tal senso di come dare la cittadinanza ai giovani nati in Italia ma da genitori immigrati. Qualcuno mi diceva: dopo lo Ius Sole questo provvedimento è lo Ius Sola, insomma una grandissima fregatura che serve soltanto a far parlare i giornali, serve soltanto a dar l'idea che si sta cercando di fare iniziative importanti che aiutano un altro problema che questo paese ha, che è la denatalità. Ma se noi crediamo di risolvere anche la denatalità con questa misura, ci sbagliamo, perché vedete, il motivo per il quale in Italia si fanno pochi figli è certo perché gli italiani, diciamo la verità, hanno anche meno soldi. Su questo non ho dubbi. E siamo diversi dai nostri genitori, dai nostri nonni, che pur in un momento di grande difficoltà vedevano nella prole la principale ricchezza per una famiglia. Si fanno meno figli perché sono cambiate le società, sono cambiati i modi di ragionare, sono cambiati anche i tempi in cui un giovane riesce ad affermarsi professionalmente, sono cambiate le priorità e poi mancano i servizi, è cambiata la società che un tempo poteva derogare all'assenza di un asilo nido perché c'era una nonna, una zia, una parente che o viveva in casa o viveva nell'entourage familiare, dunque si poteva sacrificare laddove non era la mamma o il papà a poter rinunciare al lavoro. Oggi, dove mamma e papà lavorano, dove le famiglie sono disgregate tra virgolette, lo metto senza dargli un particolare valore a questa espressione, ma così ci capiamo, è tutto più difficile. E allora il bonus, ma quanto sarà poi il bonus? Cioè, adesso ve lo dico proprio francamente, una manovra economico-finanziaria mediamente in Italia è dai 20 e 30 miliardi di euro, ok? Si dice che mancano 10 miliardi all'appello, e questa è già una prima voce importante. Ma non so, vi ricordate per esempio il famoso bonus Renzi? Quello che dava i famosi 80 euro. Sapete quanto è costato dare il famoso bonus? 10 miliardi di euro. Questo è il costo. Grande cifra, titoloni sui giornali, ma poi, come diciamo sempre, quel che fa la differenza è la platea. Quante sono le famiglie che rientrano nelle categorie dei beneficiari di questo bonus? Al momento non lo sappiamo perché non c'è ancora un dato, almeno non è di dominio pubblico. Quindi noi rischiamo, posto che non si butteranno via i soldi, di dare delle mance, che già questo è un primo aspetto di cui tener conto, a una platea ristretta di persone. Perché voi davvero pensate che a fronte di 100 euro di bonus una coppia di fidanzati, di sposini, sarà meno titubante all'idea di far figli? Cioè, bastano 100 euro per far dei figli? Io non so quanto potrà ammontare questa cifra, ma siccome davvero si deve ragionare per platee e ovviamente per disponibilità economiche, rischiamo davvero di parlare di, nella migliore delle ipotesi, poche centinaia di euro. E allora questo sarà più forte di tutti i dubbi che hanno oggi i giovani all'idea di riprodursi, perché poi attenzione, ci sono anche i dubbi esistenziali, etici, quelli legati al contesto. Ma chi oggi ha la serenità d'animo per fare un figlio? Ecco, il motivo per il quale oggi tutti i giornali sono piuttosto scettici è perché mancano le risorse, ma probabilmente mancano anche i presupposti, e soprattutto questa misura, che da un punto di vista sociale è giustissima, perché è ovvio che si fa più fatica laddove si è una famiglia numerosa che laddove si è un single, al di là del fatto che bisognerebbe capire sempre qual è il tenore di vita e qual è lo stipendio che manda avanti la famiglia e la vita del single, ma questo è un discorso già troppo complesso. Ma siamo sicuri che dando a una platea per forza ristretta di persone questi soldi si avrà un grande beneficio per l'economia? E tutto questo ha senso che venga poi annullato dal fatto che altre detrazioni, altre agevolazioni verranno tolte? Se è vero quello che scrivono i giornali,
per le altre categorie di cittadini? Ecco, oggi la situazione economica di questo paese è tale per cui forse soltanto le regole, i principi di grandi economisti come Keynes potrebbero in qualche modo riuscire a fare qualcosa. L'ho citato altre volte, lo cito ancora, l'economia keynesiana teorizza, sono gli esempi più semplici, più banali, ma così ci capiamo, mi rendo conto che non dico nulla forse di del tutto sconosciuto, che per mandare avanti l'economia può avere anche senso dare una pala in mano a delle persone e dirgli che verranno pagate per fare dei buchi anche se i buchi non servono a nulla. Un'altra teoria in tal senso è quella che per rimettere in moto l'economia in certe situazioni economiche bisognerebbe far piovere dal cielo i soldi con gli elicotteri, ma mettere una data di scadenza. Questi soldi devono essere spesi subito, perché altrimenti la tendenza innaturata, connotata nella natura degli italiani in modo particolare, ma anche di altri popoli, è quella di metterli da parte i soldi per quando sarà necessario, per quando bisognerà tirare la cinghia, insomma risparmiare. Ecco, oggi l'economia italiana ha bisogno di uno shock di questo tipo. Abbassare le tasse è una cosa meravigliosa, è l'unico modo per farlo, perché non possiamo prendere gli elicotteri e buttare i soldi dal cielo. Sono d'accordo, è una ipotesi accademica, è irrealizzabile, ma non è con il bonus mamme, con il bonus papà, con degli sconti dello 0,% che si rimette denaro in tasca alle famiglie. Chiunque vi illuda di abbassarvi le tasse, anche se lo fa davvero, sappiate che vi sta menando, vi sta prendendo per il naso, ecco, perché in realtà un reale beneficio non lo percepite se vi ritrovate a fine mese con 10, 20 euro di più in tasca. Sì, per carità, sono sempre soldi e grazie che ce li abbiamo, ma al nostro paese serve una cura da cavallo, che non è un bonus, e tantomeno un bonus per le famiglie numerose, che può davvero essere appropriato. Occorre trovare altro. Certo, non ci sono i soldi e questo lo sappiamo, ma almeno allora sarebbe meglio evitare di gettare fumo negli occhi alla gente e parlare serenamente e sinceramente. Questo è quello che abbiamo pensato di fare, ed è giusto rispettare le scelte del politico di turno, del decisore di turno, ma non aspettatevi la luna, perché questa, ahi noi, non è la nostra portata. Ci fermiamo e torniamo domani. Arrivederci. 10 minuti, l'attualità a colori, di Claudio Michalizio.